Senti la puntata del cancan, no, della Kamet Fatale. Dai, partiamo con le domande, vai, via. Ari, lo so che sei fidanzata con quel gran figo di Big Sean e penso anche che là sotto ti faccia piacere che abbia quei 42 centimetri di protuberanza. Però io, cara Ari, sono più simpatico, cioè non vedi quanto sono bello dentro? Io ti farei provare delle gioie incredibili, cioè ti farei provare veramente quell'amore che Big Sean purtroppo non può darti. Matt, dimmi. I love you. No, Ari, non dire così. I love no, you. No, non dire così, perché ancora non mi conosci, no, Ari. I love you. No, Matt. Ari. No, Ari. Io. Ari! Non sono Ari! Il mio ragionamento è: se l'universo è infinito, no? E ci sono infiniti pianeti. E tu vai, vai, vai. No. E se ci sono infinite stelle con infiniti pianeti, ci saranno infinite vite. Quindi è impossibile che siamo da soli. Magari c'è un'altra Terra da un'altra parte. Terra 2. Sì, Terra 2.0. Con gente sicuramente più intelligente di qua. Vabbè, guarda, secondo me siamo i più stronzi. Ma secondo me anche là c'è YouTube, un canale. YouTube Alien. YouTube Alien. Ragazzi, non è che usciamo per strada, prendiamo uno a caso e gli diciamo mettiti insieme a noi. Quelle sono le diciamo escort. Che abbiamo anche ormai, avendo 27 anni io e 30 lui, un passato abbastanza travagliato. E quindi non è che ci buttiamo sulla prima che capita, perché abbiamo già avuto le nostre esperienze che ci hanno segnato, diciamo così. Troviamo nessuna di interessante, nel senso, sì, belle ragazze, ma poi non ci danno niente. Dov'è il cervello, ragazzi? Dov'è il carattere? Sei la spiritosaggine. Sapete cos'è? Non trovo più l'empatia. È vero. La parola empatia credo che sia riassuma il tutto. Noi siamo qua, proponetevi. Curriculum sempre alla mail, che trovate qua sotto, come sempre. Non lo so, Fate voi. Parito così, ragazzi. Magari siete empatici. Se intendi fidanzate? Due. Serie io. Due e mezzo. Storie importanti. Storie importanti due e mezzo. Invece se si parla di ragazze in generale, forse tocco di una decina. No, io mi sa che supero. Vabbè, tu fai schifo. Forse arrivo a 200. Ma perché esci qui? No, così sono in 100. No, comunque forse ci sono i 200. I 200? Sì. No, ma aspetta, vale solo completo. Ah, completo? Sì, il bacio chi se ne frega. Completo penso che una cinquantina, sessantina ci arrivo. Ma completo cosa intendiamo? Completo. Rapporto sessuale o anche rapporto orale? Perché è importante questo da specificare. E allora con rapporto orale si manca 100. No, comunque sì, diciamo che siamo due schifi. Più di due. Chiudiamola qua. Ho visto pochi giorni fa Interstellar. Sì. E quindi poi ho iniziato, vabbè, erano cose che già sapevo, però mi sono documentato e ho iniziato a vedere tipo la teoria delle stringhe, 3000 cose. E io credo fortemente negli universi paralleli. Quindi sì, qui di fianco a me c'è un altro Matt che non si può vedere. Qua c'è un altro Luca, spero un po' meno gonfio. Dall'altra parte c'è la mia versione magra. Sì, stanno facendo anche tre loro, anni fa. Stanno facendo anche loro l'HMET Fact Time 8 invece che il 7. Perché sono avanti. Sì, sono avanti. E di universi paralleli è bellissimo. Io invece credo nelle teorie delle stringhe grazie a Sheldon Cooper in Big Bang Theory. È lui che me l'ha fatta scoprire. Vedi che guarda. Però non sai assolutamente cosa vuol dire. Perché ogni volta che parla nel telefono ci capisco un cazzo. Sai cos'è la teoria delle stringhe? Sì, è quella delle scarpe. Oh, madonna. Ragazzi, acculturatevi, è importante. Dovete conoscere come funziona l'universo. Quindi andatevi a cercare la teoria delle stringhe. Ci sono anche video su YouTube. Sì, lo potete trovare qua sotto. No, qua sotto non ci sono le teorie delle stringhe. Momento culturale. Ci sta il momento culturale. Facciamo un momento culturale da vai, poi. Bravo. Mi piace. Io le parti intime le ho sempre rasate. Non solo di estate. Perché di estate raso solo ascelle e petto. Perché sennò sudo troppo. Ah, io ascelle sempre perché è una cosa che mi dà fastidio. Perché sudi di più ovviamente. Petto anche. Ma anche sotto. No, ma anche sotto. L'unica cosa che non taglierò mai sono i peli delle gambe, penso. No, perché mi potrebbe traumatizzare. Neanch'io. Studio scientifico a proposito di momento culturale, caro Matt. Dice proprio, hai già paura di cosa sto dicendo? Parecchio. Che rasare le parti intime rende l'albero più grande. Ma quello è un effetto ottico, non è? È una cosa scientifica comunque. È vero, risalta di più. Sì.
prima volta che ho rasato le parti intime, ero davanti allo specchio e pensavo cazzo! Che... cazzo! Ma ci sei anche tu! Questo è un fuck time a sfondo amoroso. Amoroso. Allora, la mia più lunga relazione è durata 8 anni, dal 2001... Dal 2001 sia al 2009. Se sono 8, sì. Sì, la mia invece è dal 3 anni e mezzo, però non mi ricordo il 2000. La più breve è durata 10 minuti. La più breve è... Si intende come relazione? No, o... relazione, proprio che ti sei messo insieme e ti sei lasciato. Ah, ma penso sia durata 3 giorni. Io... perché avevo capito di aver fatto una cagata. 2 mesi. Che vitaccia, ragazzi. Vabbè, si va avanti così. Io vorrei essere proiettato in qualsiasi film horror esistente sulla faccia della terra, caro. Che Matt, brutti. Perché io non ho mai capito questa cosa qua. Quindi vorrei entrare dentro il film e quando la protagonista sta per aprire quella cazzo di porta, dirgli perché devi farlo. Perché? Se sai che là dietro c'è qualcosa che ti può uccidere, ma vai dall'altra parte. Ma i film horror non hanno senso. Vai dall'altra parte. Cosa guardi quella cassetta se tutti ti dicono che se la guardi poi muori? Vabbè, sono idioti. Cioè uno ti dice, se prendi la cassetta, muori, l'ha visto, sono tutti morti, perché devi guardarla? Che sono dei perché devi aprire quella porta? Voglio essere sincero su questo argomento, voglio prenderlo di petto. Oddio. Ah, secondo me YouTube tra un anno, fai due dai, massimo due, muore. Muore perché se non cambia diverse cose... finisce perché non ha veramente più senso. Sta già dando a troppa roba, dispersione di visite, scelte sbagliate sulla grafica. Quindi se non sistemano queste due o tre cose, secondo me tra due anni muore. Sì. Detto questo, secondo noi le Facebook star, cerco di essere carino, mi fanno tutte. Non si possono comparare le Facebook star con gli YouTuber, cioè stiamo parlando di video fatti col cellulare di 15 secondi contro dei video costruiti, pensati, girati, montati, scritti, cioè non scherziamo ragazzi, non scherziamo, no. Per favore, che mi vengono i 5 minuti, perché a me le Facebook star mi fanno... Secondo me le Facebook star sono un fenomeno passeggero, anche perché ne nascono tipo 100 al mese... E sicuramente tra un anno non parlerete voi, che tanto li seguite, non parlerete di quelli che ci sono adesso, ma parlerete di quelli che ci saranno tra un anno e vi siete dimenticati. Ma non è tanto quello, secondo me... Cioè... A meno che non c'è un'evoluzione della Facebook star. Io sono d'accordo sul fatto di sti video di 15 secondi, non capisco il clamore che ci sia dietro verso queste cose qua, tutto. È perché ormai tutto diventa idolo, cioè fare un video di 10 secondi dove dici... Sei un idolo. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di Hackmet Fat Time. Se non lo siete, iscrivetevi al canale, mettete mi piace se il video vi è piaciuto, condividetelo su Facebook. Ci vediamo il prossimo mese con una nuova puntata. Continuate a seguirci anche sui social, trovate tutto qua sotto. Quindi salutiamo e we wa!